I sogni sono come le scale, basta alzare gli occhi e sono sempre là. Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. L'invito come sempre è quello di iscrivervi, di mettere mi piace a questo video, di attivare la campanella per non perdervi nessuna notizia, ovviamente di commentare ogni video con la vostra opinione. Oggi parliamo di calciomercato, come premesso vi porto il video che ripercorre a grandi linee molto velocemente le tappe del calciomercato del Monza, quindi quali potrebbero essere le evoluzioni. Nei giorni scorsi vi ho chiesto di farmi delle domande su Instagram e oggi risponderò alle principali domande che mi sono arrivate, cercando di inserirle in un percorso logico, anche perché mi sono arrivate delle domande molto simili tra loro. Partiamo dalla prima. Cragno partirà? La risposta vi potrebbe spiazzare: assolutamente no, non è detto, non è scontata una sua partenza, come poteva essere invece prima di gennaio. Cragno non ha mai giocato sino ad ora, è diventato di fatto il secondo portiere del Monza, ma potrebbe rimanere. Per quale motivo? Perché il giocatore è in prestito dal Cagliari e il tutto rende complicato un nuovo affare, perché il calciatore dovrebbe tornare al Cagliari, dovrebbe trasferirsi in un'altra squadra. Ovviamente, a meno di sorprese, dovrebbe rimanere. Il Milan non si è mai fatto avanti, al contrario di quanto affermato da più testate, e Milan che ha preso tra l'altro anche il colombiano Davis Vasquez, quindi non ha bisogno più di un portiere. La Fiorentina poteva essere una squadra con cui ha parlato l'agente di Cragno, ma non si è mai fatto nulla di fatto, perché la Fiorentina ha in rosa Terracciano e Gollini in prestito dall'Atalanta, quindi stesso problema di Cragno al Monza: dovrebbe tornare all'Atalanta e dovrebbe andare in una nuova squadra. L'affare sarebbe troppo complicato, per questo motivo Cragno potrebbe rimanere al Monza fino a fine stagione e poi fare una nuova avventura a partire dalla prossima. Tante domande erano queste. Al Monza manca un vero bomber, quali nomi si fanno? Al momento non si fa nessun nome, come potete leggere, perché il bomber non è una priorità del Monza. Il Monza è in rosa Gitzker, ha Petagna, ha Mota che può giocare anche come punta centrale, e quindi non penso che il Monza possa andare su un nuovo attaccante, nonostante poi ci siano stati diversi errori da parte di Petagna che possano far pensare no, ma serve un nuovo bomber. E credo che ad oggi il mercato a livello di numero 9 sia completamente chiuso. Allora vengo alla domanda successiva: ci vuole un attaccante serio? Opinione mia personale, no, non credo che serva un nuovo numero 9 al Monza, perché se Galliani ha confermato Gitzker, dobbiamo goderci magari di più Gitzker a partita in corso, magari anche dall'inizio. Petagna bisogna aspettarlo, perché sono 4 stagioni che non gioca titolare, dai tempi della spalla, a Napoli ha fatto solo panchina e quindi ci vuole molto tempo per vederlo in forma. Sta giocando spezzoni di partita, sta giocando all'inizio, sta deludendo, sì sicuramente, perché quel gol sbagliato contro la Fiorentina è clamoroso, con l'Inter ha fatto ancora una volta molta fatica. Però io credo che vada aspettato, e un attaccante a gennaio, la storia ci insegna che non è mai stata una grande scelta, perché Balotelli è stato un flop, tra virgolette, perché comunque ha segnato molto se rapportiamo ai minuti giocati, però ha giocato veramente poco. Dio è stato un flop totale, Mancuso l'ultima stagione è stato un flop, quindi io credo che bisogna godersi più i calciatori che si hanno in rosa, e perché no magari un falso 9, un Colpani falso 9, un Pessina falso 9. Le soluzioni ci sono, quindi non penso che debba arrivare un nuovo attaccante. Veniamo a Brecalo, qual è la situazione Brecalo? La situazione è un discorso in stallo, perché il calciatore all'inizio del mese di dicembre, aveva comunque a fine dicembre, aveva ricevuto un'offerta del Monza che era propenso ad accettare, perché economicamente comunque era molto sostanziosa. Il calciatore ci ha ripensato. Per quale motivo? Perché innanzitutto il Wolfsburg non ha gradito l'inserimento di un intermediario da parte del Monza nella trattativa per portare il calciatore appunto in Brianza, e non l'ha gradito neanche l'agente dello stesso Brecalo. Il CT della nazionale croata Dalic ha consigliato al calciatore di trovarsi una squadra che faccia le coppe, perché ha saltato il mondiale, perché ha voluto tornare al Wolfsburg non ha giocato, e il consiglio del CT è stato quello di appunto andare a giocare in una squadra che si misura a livello europeo, e quindi il Monza non sarebbe una squadra ov-
ovviamente, che si misura a livello europeo. Nel frattempo, mentre il giocatore stava pensando a un trasferimento al Monza, si è inserita la Fiorentina. E la Fiorentina, come risaputo, fa le coppe perché gioca la Conference League. E sarebbe quella la destinazione più gradita dal calciatore, che potrebbe misurarsi in un nuovo ambiente, in Italia come desidera appunto Brecalo, in una squadra in cui fa le coppe e in cui c'è una maggiore competitività, perché abbiamo Kouame sulla sinistra e Sottil che ancora ferma i box. La Fiorentina inserirebbe Brecalo lì, sarebbe la destinazione gradita. E quindi ad oggi, poi si è anche inserito il Getafe nelle ultimissime ore, ad oggi vedo molto complicato un trasferimento di Brecalo al Monza, anche se tutti la davano per fatta. Poi mi smentirà Galliani, che domani va a ufficializzare Brecalo, tra due ore ufficializza Brecalo, però ad oggi comunque, per quanto riportano diverse fonti, è più complicato un trasferimento di Brecalo al Monza, più facile invece uno alla Fiorentina. L'altra domanda, situazione Juranovic, stessa situazione, nel senso che il Monza si è mosso nelle ultime ore per Juranovic, ha offerto un prestito con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni, ma il Celtic non gradisce un prestito con riscatto condizionato. Il Celtic punta a un trasferimento a titolo definitivo per il calciatore, un calciatore che, andate a vedere dei video, veramente eccezionale, terzino che ha fatto benissimo nell'ultimo mondiale. C'è sul calciatore anche il Torino. Il Torino sarebbe la destinazione gradita perché? Perché sia per un discorso di posizionamento in classifica, perché il Torino è più, occupa una posizione più alta del Monza e ha diverse aspirazioni, anche perché c'è Ivan Juric al Torino, con nazionale, allenatore che fa rendere bene i giocatori croati. Vedete Vlasic come sta giocando bene, vedete Radonjić, anche se Radonjić non è croato, e non dispiacerebbe a Juric avere un esterno in più che è Juranovic. Lazzaro si è fatto male e quindi il Torino, comunque avendo Lazzaro fuori due mesi e non avendo Singo e Alaina al meglio, potrebbe puntare probabilmente su Juranovic, che non sta giocando nel Celtic al momento, è fuori box perché l'obiettivo del Celtic è quello di andare a puntare su un'asta a livello internazionale, quindi vendere il giocatore a livello definitivo e fare asta. Il Monza non è disposto a, almeno al momento, o almeno quanto sembra, comprare il calciatore a titolo definitivo. Però se dovesse partire Birindelli, occhio, perché se Monza decide di prendere a titolo definitivo, di alzare l'offerta e di far partire Birindelli, tra pochissimo parliamo delle uscite, potrebbe venire a Monza, vedremo. Ultima domanda per quanto riguarda le entrate, Colley, voce uscita ieri da Gianluca Di Marzio, a cui mando un saluto se starà vedendo il mio video, se lo dice lui fidatevi che è praticamente cosa vera. Comunque non ha detto che è fatta per Colley, però ha suggerito il nome di Colley per la difesa del Monza. Perché? Perché il Monza ha dietro quattro centrali che si alternano, almeno i titolari, che sono Caldirola, Pablo Marì, Marlon e Izzo. L'idea è quella di aggiungere un quinto per dare più pepe, per alzare il livello della squadra. Non sto contando i vari Antov, Marrone, Carboni, ne parleremo tra pochissimo, però l'idea potrebbe essere quella. Alla Samp è arrivato Noitink, quindi avendo Noitink, Ferrari e altri Murillo, altri centrali, la Samp potrebbe lasciar partire Colley, che vi assicuro che è un gran difensore e potrebbe alzare il livello all'interno dello spogliatoio, anche vedendo gli errori che ci sono stati contro l'Inter. Magari serve un qualcosa per dare un po' di pepe alla rosa. Chiudiamo con le uscite, perché una domanda che mi è arrivata è: chi esce sicuramente? Chi esce sicuramente? Nessuno esce sicuramente, al di là di Molina. Molina partirà sicuramente, perché o almeno sarà messo fuori rosa e non troverà una squadra. Lo stesso per Scozzarella. Comunque i giocatori che vedete che non vengono utilizzati, quelli sono coloro che possono partire, sono loro sugli esuberi. Poi ovviamente c'è chi può partire in caso di offerte vantaggiose, parliamo di Valotti, di Machin, di Birindelli, parliamo di Antov, di Carboni, di Donati, tutti i giocatori che possono partire. E a livello di interessamenti, su Birindelli c'è la Salernitana, su Valotti c'è il Benevento, su Macine, su Carboni, su Donati c'è il Venezia di Filippo Antonelli, però diciamo che potrebbe anche essere che rimangano tutti quanti. Però l'idea è quella di cedere qualcuno di questi e di andare a coprire con nuovi acquisti.
Conclusioni di questo video: no alle rivoluzioni. Il Monza non ha intenzione di fare grandi rivoluzioni, ma ha intenzione di puntellare la rosa, di alzare il livello di competitività, come chiesto dallo stesso Paladino. Paladino è stato chiaro: la rosa che ho a disposizione è perfetta, non ho bisogno di niente, anche perché i giocatori che vengono chiamati in causa stanno sempre facendo bene. Però, qualora dovesse esserci un'offerta vantaggiosa per un calciatore che sto utilizzando poco, ecco, lui può partire e andiamo a prendere un altro che può alzare il livello di competizione all'interno della rosa. Questa è l'idea, la grande idea del Monza per questo mercato invernale. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi ringrazio per aver visto questo video e vi do appuntamento come sempre qui sul mio canale. A presto! I sogni sono come le scalette, basta alzare gli occhi e sono sempre là.